Questo video è stato registrato dal videocitofono di un utente su Reddit che dice di aver sentito nel cuore della notte il proprio cane abbaiare all'impazzata. Tutto questo è stato seguito da una notifica sull'app Ring. Per chi non la conoscesse, si tratta di un'applicazione che ti avvisa ogni volta che c'è un movimento sospetto davanti alla tua porta di casa. Una volta connesso al videocitofono, si è trovato davanti a un uomo che aveva praticamente ficcato l'occhio davanti all'obiettivo della videocamera e stava mormorando qualcosa. Bussa alla porta ma senza alcun motivo e quando l'utente ha chiamato la polizia, l'uomo ha inventato di star solo cercando il suo cane e al volo si è inventato il nome Fido. Okay, I was just looking for my dog, Fido. You don't have to get all like that and stuff, honey. You know, we could be friends. Giusto per aggiungere tranquillità alla situazione. In questo video si vede un uomo davanti alla porta di una casa. Non sappiamo se sia la sua o meno. Ciò che fa veramente impressione è vedere un'ombra traslucida di un animale passargli a fianco. L'uomo deve aver sentito qualcosa e infatti si è girato per controllare. Vi ricorderete tutti l'enorme ondata che nel 2016 aveva completamente invaso l'America per quanto riguarda i killer clown, in generale i clown che andavano in giro di notte a spaventare le persone e in realtà a fare ben di peggio. Se volete ne possiamo parlare in maniera più approfondita in un altro video. Questa clip arriva dritta dritta da quel periodo, una persona vestita da clown che tiene in mano una grossa lama e che scappa subito dopo aver suonato il campanello ed essersi assicurata di essere stata vista. Sempre nei dintorni viene registrato quest'altro video, che ritrae quest'altro clown intento a gironzolare al buio nei pressi di un altro videocitofono, probabilmente con l'intento di spaventare le persone che abitavano lì. In questa registrazione ci sono due ragazzi. Quello con il cappuccio nero suona apparentemente il citofono in maniera innocente. Si scoprirà dopo che il proprietario in quel momento si trova in casa, però aveva le cuffiette, quindi non poteva in alcun modo sentire il campanello o qualsiasi altro suono. I due devono aver pensato che nessuno fosse in casa, quindi hanno cominciato a prendere a calci la porta. Dopo qualche colpo, il proprietario ha sentito i colpi alla porta e ha urlato ai due di andarsene, che spaventati sono scappati. In realtà non si sa ancora il motivo per il quale questi due abbiano sentito il bisogno di prendere a calci la porta di una casa, ma tant'è. In questo video si può notare un uomo senza maglia, che si avvicina alla porta di questa casa senza che si sappia bene cosa voglia fare. Ciò che non si vede subito nella ripresa è un'auto che sta aspettando l'uomo. Sembra quasi che quello senza maglia sia costretto dalla persona che lo sta aspettando in macchina a fare qualcosa contro la propria volontà. Infatti finge di parlare con un ipotetico padrone di casa e finge anche di bussare alla porta, oltre ad assicurarsi del fatto che la persona in macchina sia convinta del fatto che lui stesse parlando con qualcuno. Non si sa cosa questa persona abbia fatto per essere costretta da qualcuno a comportarsi così, ma non sembra affatto una situazione rassicurante. Questo in realtà non è un video, è una foto che è stata scattata con la stessa identica tecnologia delle videocamere e dei videocitofoni. Il proprietario, proprio come in una delle storie che abbiamo poco fa raccontato, si è svegliato nel cuore della notte a causa della notifica dell'app del citofono, che lo avvisava appunto che qualcuno si trovava a quell'orario davanti alla sua porta. E non solo, la persona era rimasta così ferma lì davanti che era stato possibile scattargli una foto. La cosa più disturbante è un particolare decisamente agghiacciante. Gli occhi di questa persona hanno qualcosa di strano, c'è qualcosa di innaturale in tutta questa roba ed è decisamente qualcosa che non vorrei ritrovarmi davanti alla porta a quell'ora.
In questo filmato si vede qualcuno indossare una maschera e coprire l'obiettivo della videocamera con del nastro adesivo. Non si sa che cosa sia successo nel mentre che lo scotch ha retto, ma quando la colla ha ceduto, la persona sembrava essere scomparsa. Potrebbe tranquillamente trattarsi dello scherzo di qualche ragazzino, il fatto però è che resta comunque disturbante. Questa volta il videocitofono ha registrato le immagini di due uomini nel cuore della notte. Uno dei due ha tentato di nascondersi dalla visuale di chi avrebbe aperto la porta, mentre teneva in mano una pistola. Tira indietro la testa, mentre il suo amico in fondo alla strada pare star facendo da palo. Fortunatamente, nessuno ha risposto al campanello. Anche in questa registrazione, due uomini si trovano davanti alla porta di una casa. Ma per qualche motivo decidono di scappare una volta capito che quel citofono è provvisto di videocamera. Il proprietario si reca a rispondere al citofono, ma i due sono già andati via. 15 minuti dopo torneranno, intenti a sfondare la porta. Questa volta però il proprietario di casa non si fa trovare impreparato e li avvisa del fatto che avrebbe chiamato la polizia se non fossero andati via. Fortunatamente i due alla fine sono scappati. Arriviamo adesso a quella che è la clip peggiore, che personalmente ho ritenuto la più pesante da inserire in questo video. Questa clip è datata 10 settembre 2018, data in cui un uomo in Florida, con indosso un giubbotto antiproiettile e in mano un fucile d'assalto, si avvicina al campanello della sua vicina di casa, verso le 4 di notte. La donna ha preso subito i suoi due bambini e si è nascosta nel bagno. E subito dopo aver visto le immagini ha chiamato la polizia e suo marito, che in quel momento era fuori città per lavoro. Ha anche dichiarato che la figlia di quest'uomo era stata a casa loro recentemente e che sembrava essere terrorizzata da questo tizio. Sicuramente la sicurezza non è mai abbastanza e probabilmente acquistare un videocitofono può aiutare a salvare delle vite. Si tratta di un accorgimento alla fin fine molto stupido e anche abbastanza economico, con una cinquantina, sessantina di euro si porta a casa un videocitofono tranquillamente funzionante. Questo strumento tra l'altro può evitare delle spiacevoli sorprese come abbiamo visto oggi. Prima di chiudere vi ricordo semplicemente che potete trovarmi anche su TikTok, sempre con contenuti true crime, truculenti. Grazie per aver guardato, alla prossima!